Il progetto dei treni ad idrogeno sembra essere sparito. RFI, secondo quanto riferito dal commissario Legnini, sta ponendo dei dubbi sulla fattibilità e a questo punto il governatore della regione Abruzzo, Marco Marsilio, alza la voce e vuole chiarezza. Come si ricorderà, sia il ministro delle Infrastrutture che il commissario avevano spinto le regioni a sposare il progetto del treno a idrogeno nel tratto Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona. Reti Ferroviarie Italiane doveva essere il soggetto attuatore. Ora vengono fuori dubbi sul progetto di fattibilità. Marsilio ha spiegato che se non ci saranno dei chiarimenti, proporrà di usare quelle somme per l'acquisto di treni elettrici con batterie sufficienti a coprire la tratta Pescara-Roma sul Mona L'Aquila. Nel capoluogo, intanto, si riparla della linea tra L'Aquila e Roma, passando per Tagliacozzo e per la Marsica. Inizia finalmente a prendere corpo il tavolo istituzionale che prelude alla redazione dello studio di fattibilità su un collegamento veloce tra L'Aquila e la Marsica, tale da intercettare la Pescara-Roma. All'incontro erano presenti i tecnici del Ministero, di RFI e della struttura di missione che si occupa dei collegamenti ferroviari. Abbiamo fatto una prima analisi delle esigenze, ci rivedremo di nuovo il 10 novembre, daremo indicazioni più puntuali, anche verificato il flusso dei potenziali viaggiatori che utilizzeranno questa infrastruttura e speriamo in un tempo non troppo lungo avremo delle prime carte su cui ragionare per verificare la compatibilità dei costi e la sostenibilità del progetto.